finendo di contare, cioè su un albero solo 6.800 luci. Siamo in un posto speciale, davvero pazzesco, l'Agri Brianza, con un villaggio di Natale che fa invidia a tutta la Lombardia. Paola Mentasti, buonasera. Buonasera. Come vi è nata questa idea di questo villaggio di Natale spettacolare? Allora, è una ventina, anzi più di 20 anni che facciamo questo villaggio. È nato perché volevamo fare qualcosa di nuovo, volevamo mostrare cosa si può fare a Natale e abbiamo cominciato a fare questo villaggio. Ora andiamo a vedere che cosa c'è quest'anno che negli anni scorsi non c'era, le novità del 2018. Andiamo. Il Natale ha raggiunto anche le profondità del mare. Eh sì, quest'anno siamo andati fino in fondo al mare, abbiamo voluto un po' lanciare questa novità di fare il Natale in fondo al mare. Abbiamo pesci, conchiglie, scogli. Abbiamo cercato di fare un albero un po' diverso, addirittura facendo un albero tutto con i rami che non sono rami di pino ma sono rami di corallo. E poi in un mare un po' incantato non possono che mancare le nostre fate. Il Natale in rosa, le bambine impazziranno. Le bambine impazziscono, c'è l'unicorno, e queste meravigliose orchidee e tutte le palline di diverse tonalità di rosa. Quante persone sono entrate qui domenica? Ho visto la coda anche fuori. Quante persone c'erano? Ma domenica c'erano più di 7.000 persone. Sabato e domenica abbiamo avuto più di 7.000 persone. Paola, in questi anni avete iniziato, abbiamo detto una ventina d'anni fa, con questo villaggio. È cresciuto e il mercato vi dà grande soddisfazione. Sì, siamo contenti perché cerchiamo un po' di accontentare tutti i nostri visitatori. In quanto abbiamo tantissimi clienti, dai più esigenti che cercano cose particolari a quelli più semplici che cercano le cose più semplici per il Natale semplice. Anche per tutte le tasche, per cui abbiamo degli articoli ricercati di un certo costo e anche delle palline proprio più semplici, delle statuine semplici, proprio la portata veramente di tutte le tasche. Andiamo a vedere. Un Natale come del Nord Europa, arriviamo in Lapponia da Babbo Natale. Sì, abbiamo anche allestito questa parte un po' con addobbi che ricordano molto il bosco, che ricordano molto la natura, che ricordano i primi alberi che venivano fatti con le mele, che ricordano con le bacche e con colori veramente tradizionali. Poi ecco, in questo reparto non possono mancare i gnomi del bosco che ci accompagnano. Vedo violini, strumenti a fiato, tutti dorati, spettacolari quest'anno. Sì, quest'anno abbiamo pensato per voi degli alberi fatti con gli strumenti musicali e con degli elfi che suonano. È una maratona percorrere tutto questo villaggio di Natale. In termini di tempo, ma quanto ci mettete ad allestire tutto ciò? Allora, cominciamo a pensarlo più di un anno. Direi che ci mettiamo 370 giorni, perché io prima ancora che viene aperto il villaggio di Natale, che di solito lo apriamo alla fine di ottobre, io ho già fatto un primo viaggio all'estero, normalmente il primo che faccio in Oriente, per cominciare a vedere quali sono le tendenze e cominciare a scegliere i primi articoli. Questo Natale vi porta davvero in tutto il mondo, perché qui ci sono perle che arrivano da ogni continente. Sì, sì, allora questa parte che vedete, che sono questi bellissimi puntali e tutte queste sfere, tutte completamente soffiate a bocca e decorate a mano, arrivano dall'est europeo, per cui arrivano dalla Polonia, arrivano dalla Cecoslovacchia, sono fatte veramente nei minimi particolari, sono veramente frutto di lavoro, di molto lavoro. Stavo cercando la pallina con il mio nome, Roberta o Roberto in studio, ma non lo troviamo, sono finite. No, sono finite, guarda, ci sono alcuni nomi che vanno veramente a ruba. Anzi, se c'è qualche decoratrice che vuole venire a aiutarci l'anno prossimo, siamo contenti di ospitarlo. Alle nostre spalle una capanna napoletana meravigliosa, e poi siamo avvolti da mulini. Sì. No, questa è una capanna molto bella, è una capanna anche nei minimi particolari, dove volete che c'è il panettiere, c'è la macina, c'è una cascata lunghissima ed è proprio un artigianato napoletano. Abbiamo anche le statuine, fatte veramente bellissime nei piccoli particolari, anche in movimento, abbiamo il falegname, abbiamo la donna che picchia il marito ubriaco, abbiamo il bevitore, oltre a questo abbiamo anche presepi
tipici della Toscana, che sono per esempio di Fontanini, che fa le statuine da piccolissime, di 6 centimetri e mezzo, fino ad arrivare a quelle da 1,80 m, per cui 6 e mezzo, 10, 12, 19, 30, di tutte le altezze, fino ad arrivare a quelli alti come noi. Per cui qua alle nostre spalle c'è questo presepe riflesso, dico riflesso perché a voi sembra grandissimo, ma ci sono, vi svelo questo segreto, Roberta, vi svelo questo segreto, ci sono degli specchi che lo fanno sembrare ancora più grande di quello che è. Quest'anno l'abbiamo, anzi non l'abbiamo, perché devo dire che è l'unica cosa che non facciamo noi, abbiamo 3 artigiani bergamaschi che vengono tutti gli anni, ormai da tanti anni, a preparare questo presepe per loro. Ci lavorano 3 settimane in 3 quest'anno l'hanno ambientato in Palestina. Infatti, come potete vedere, tutte le case e l'ambiente è palestinese. Dashing through the snow, when a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way.